L'ex piscina tartana di Pievaltop, completamente abbandonata da 10 anni, un luogo molto pericoloso, ci sono stati dei crolli, probabilmente ci sono anche dei rifiuti, comunque sia da far valutare quantomeno a chi di dovere, completamente abbandonate, ci sono queste piscine un po' pericolanti, insomma una situazione oggettivamente pericolosa, soprattutto perché gli accessi sono totalmente incontrollati. Grazie a dei cittadini che hanno rilanciato su Facebook questo problema di quest'area enorme, completamente dissestata, si spera che qualcuno vi ascolti. Voi avete lavorato qui, no? Addirittura qualcuno di voi. Sì, qualcuno di noi, anche io stesso, insomma, negli anni 90 hanno avuto la fortuna, oltre di essere clienti prima e poi magari lavorarci, insomma, di far parte della vecchia famiglia che era una volta il Tartana, e come vediamo, insomma, a oggi purtroppo la situazione è quella che è. A 10 anni dalla chiusura di questo storico locale ad Arezzo ci stiamo ancora chiedendo il perché ancora è in questo stato, sempre più, diciamo, in degrado. Sono cose molto inquinanti in giro, sparsi per tutto il perimetro del locale, e insomma, quantomeno, diciamo, a voce di tutti i cittadini vorremmo sapere una risposta, quello che ci verrà fatto, se ci verrà fatto qualcosa, se rimarrà così o perlomeno, ecco. Però vederlo da fuori e vederlo da dentro, insomma, è un grande colpo al cuore per chi veramente lo ha vissuto in prima persona, ripeto, come me e come tanti altri clienti passati. Abbiamo trovato anche passaggi recenti, perché ci sono lattine con simboli dell'Expo, quindi significa ovviamente che qualcuno c'è stato qui da poco. Vediamo dei palloni abbandonati che sicuramente non risalgono ai tempi in cui le piscine erano aperte, quindi forse sono dei ragazzini che vengono qui, o chiunque sia, però comunque per chiunque arrivi è un grosso rischio. Esatto, più che mai è quello, è proprio un discorso di pericolo, perché la cosa preoccupante è che, vedendo delle scritte che, insomma, si capisce benissimo che non penso che siano persone grandi, insomma, diciamo così, da 40 anni in su, mi viene da pensare che possono venire dentro al locale a fare delle scritte, quindi sembra proprio evidente che qui dentro ci sia stato anche a far visita, d'altronde, e purtroppo dei ragazzini minorenni che magari inconsapevoli dei pericoli. E quindi la cosa è molto preoccupante. Il cancello è aperto, poi ci si accede anche dai campi. Esatto, dai campi si accede benissimo, si vede male, ma noi del posto lo sappiamo, insomma. E purtroppo, ripeto, la cosa preoccupante sono proprio i pericoli che il locale, purtroppo, in tutti questi anni sta avendo sempre di più. Ci sono poi parti interamente crollate dove c'erano gli appartamenti, esatto, la discoteca. Esatto, dove era una volta un appartamento, praticamente non esiste più niente perché è venuto giù tutto, insomma, crollato solaio, eccetera, eccetera. La parte della discoteca c'è rimasto praticamente lo scheletro con poco più di cose, e purtroppo anche quelli pericolanti.